Salve a tutti, benvenuti in una puntata di questa serie. Scusate, mi sono sistemare cose, scusate. Ecco, ok, a posto. Dicevo, benvenuti in una puntata di questa serie su GT Sport chiamata Ignoranza Volante, Pericolo Costante. Sta succedendo qualsiasi cosa in questo momento. Ecco, tolta suoneria, perfetto. Ora, partecipa alla gara. 1 minuto 126 alla fine. Azzurro acquamarina. Sì, dai, azzurro acquamarina. Partiamo quarti. Partiamo quarti. Senza pratica, senza niente. Partiamo quarti così. A sprombattuto, senza qualifiche, senza nulla. Sapete benissimo io come sono minato a bravura, diciamo, per quanto riguarda queste gare. È abbastanza facile che io tempo niente finisca di nuovo delle retrovie. Avete visto la seconda gara che ho fatto nella scorsa puntata? È abbastanza facile che io finisca le retrovie, mentre ci sono degli scatti, vedo degli scatti particolari. All'inizio scaldamento. Allora, impostazioni auto. Io voglio cambiare le ed no, non posso. Per forza queste. Non posso cambiare nulla. Perfetto. Allora andiamo. Facciamo un po' di scaldamento con la nostra macchina che oggi è color azzurro acquamarina, con la nostra 500. Perché scelgo la 500? Perché è la macchina di tutte le gare, le macchine in esposizione, è quella più ignorante, che come si può dire, una bella gara ignorante come piace a noi. D'altronde qua in questa serie si parla di ignoranza al volante, che essere in questa maniera. Si fa un po' di riscaldamento giusto per provare il tracciato, giusto per provare il tracciato, ricordarmi un po' la situazione. Riscaldamento completato, niente, non fa giusto due giri così. Ok, la gara avrà inizio breve. Ok, va bene, cambia le informazioni. No, non voglio cambiarle. Mentre gente scrive, buona fortuna, buonasera, buonanotte, scusate, insomma, che cosa? Eccoci, ci siamo con le nostre 500 e andiamo di gare di 500 vecchi ignoranti, dai. Scusate. Ah, dai, dai, e sei partito bene. Sei partito bene, siamo terzi. Siamo sul podio, ragazzi. Siamo sul podio. Ci rimarremo poco, ma siamo sul podio, ragazzi. Siamo on the podio. Sul podio. E quindi io freno, freno. E poi provo. E guarda, che sbagliano. Scusa. E cerco di essere onesto. Olè. Avanti, di qua, perché c'è se cosa sportività risulta essere giallo? Scusa, perché? E guarda quello che fa però, guarda quello che fa, cioè non è che è molto sportivo. Comunque non riesco a capire perché gli altri sono più veloci di me. Rallenta, perché? Che ho fatto? Per quale motivo? Quale motivo? Vabbè, io ci ho tenuto la mia traiettoria. Vabbè, ok, va bene. Cerco di fare scia. Tanto non capisco perché la mia macchina è più lenta delle altre. Dovrebbero essere tutte uguali. Perché la mia macchina è più lenta delle altre? Che c'è, mi supera. Vai, vai, ok. Sì, però ragazzi, siamo proprio a livello brutale qua siamo, vai, vai, velocità. Bella, prendiamola tutta questa velocità. Prendiamola tutta. Ok,
gara intensa. Intensify, intensify, frena. Mamma brutto. Vabbè. Superati più o meno da tutti. Siamo ottavi adesso. Superati tipo da tutti. Me lo immaginavo che a un certo sarebbe andata a sta maniera, non capisco, tra l'altro, perché cioè, a volte la macchina mia sembra poi andare più lenta degli altri, cioè c'è qualche settaggio che ho sbagliato, qualcosa che avrei dovuto cambiare. Scusi, permesso, io non l'ho fatta apposta, io la mia traiettoria ho fatto. Permesso, mi scusi, oh, allora, tra l'altro mi sono passate pure tutte le penalità, quindi posto. Ok, sono dunque tutti lì, cioè fino al, credo, non dico al terzo, fino al quarto, li vedo tutti lì, ma fino al terzo forse il piccolo, li vedo tutti lì, quindi è ancora tutto possibile, tutto giocabile. Gara molto intensa, intensify, bandiera gialla. Mentre c'è gente che sbaglia la traiettoria o no, e quindi sono qui. Ok, recuperate due posizioni. Se poi con queste macchine si tratta di questo, c'è chi la fa giusta e chi la sbaglia, e questo. Mentre davanti fanno giri record che proprio a mai finire, io in 1.11. Vai, ma che penalità, perché? Perché penalità? Perché la penalità? Dove? Qua questa non me la spiego, signore, questa non me la spiego. Cioè dopo ho fatto una curva che l'ho fatta più o meno normale, ho preso il cordolo, cioè non ho tagliato la curva, mi dà penalità di un secondo. E vabbè, non è certo punto, non volete che vi dica. Comunque, noi continuiamo a giocarcela, a gareggiarcela. Comunque sempre un secondo e 77 centesimi, questo è quello che abbiamo noi di penalità, che col vantaggio attuale al momento ci terrebbe comunque lì, comunque al quinto posto. Cioè, ecco, adesso l'ho rifatto uguale. L'ho rifatto uguale. E insomma ha dato penalità. Io boh, non lo capisco. Non lo capisco. Non lo capisco proprio. Ma va bene. Ok. Andiamo di qua. Sempre in scia. A questo. Sempre in scia, in scia, in scia. Teniamoci la scia. La scia, teniamoci la scia. Teniamoci la scia. La scia. Ora. Ok, adesso la penalità è scesa a 4 decimi, 4 decimi, quasi 5, 482 millesimi la penalità. Quindi forse riusciamo a completare la gara esaurendola tutta la penalità, perché ovviamente qua sapete che la penalità si sconta rallentando. Ai, però, adesso penalità però dovrebbe averle lui, cioè mi ha letteralmente tagliato la strada. Io mi ha letteralmente tagliato la strada. Comunque, e ancora un po', manca un po' alla fine della corsa. Qua, lei, dai che ci siamo, siamo lì. Vai,
vedi che bastardo, però. Allora, niente. Quindi, finiremo quinti con quello che penalità non ne ha. Strano, non ha penalità. Vabbè. Oh, quindi, alla fine non abbiamo perso neanche tante posizioni. Solo una alla fine. Solo una posizione abbiamo perso. Niente, l'unica penalità l'ha andata dietro. Vabbè, comunque, così è. Si aspetta questi 8 secondi prima che. Certo, però. Allora, io non mi metto a fare gare quelle serie con le macchine serie, perché sennò non sarebbe ignoranza. E quando c'è se sono delle queste belle competizioni con le 500, cioè, capitemi, non posso farne a meno. Non posso fare a meno di questa ignoranza qua. Comunque, quinto, gara quotidiana quinto, che credo sia addirittura il mio risultato finora. Oh no, sì, quinta comunque il mio risultato. Non mi ricordo se la prima gara, la scorsa puntata, avevo fatto pure quinta posizione o qualcosa di meno. Non lo so, non me lo ricordo. Comunque, facciamo una bella cosa. Vediamo un po', diamo una mano. Io voglio rifare questo. Io ormai mi sono fissato con questa, con le gare di 500. Prova, partecipa alla gara. Ok, sì, parte, sì. Beige sabbia, assolutamente beige sabbia. Quelle belle 500 vecchie di una volta, andiamo di qualifiche con questa bella macchina, color beige sabbia. Non devo derapare in questa maniera. Comunque, una cosa l'abbiamo vista, l'abbiamo verificata. Se anche hai fatto il tempo in un'altra qualifica, nella stessa gara, diciamo, cioè nella stessa gara, identica, cioè stesso circuito e stesse macchine, comunque il tempo te lo mantiene. E questo è un'ottima cosa. Ciao, vabbè, ok. No, è della palma, mamma mia, che brutto. Qua è bruttissimo sto giro, ma proprio di tanto, proprio di tantissimo. Andiamo sopra il tempo proprio di tanto. 1,15 sarà. 1,15. No, 1,13. Pensavo peggio, ma comunque. Non un gran giro, non un giro che ci aiuta. Ciao. Vabbè. Allora, noi continuiamo a non migliorare il tempo. Stavolta partiamo settimi. Partiamo settimi col primo a 1 minuto e 7, 1 minuto davanti a me. Fanno robe turche a livello di tempi. Vabbè, questa gara ho capito che sarà un massacro, sarà una roba improponibile. Ho capito che sarà un'altra gara di sofferenze. E vabbè, difficilmente io dubito che riuscirò a fare meglio del quinto posto, che è il risultato migliore che abbia mai fatto in questa gara. Vedremo, insomma. Vedremo un po'. Boh, intanto siamo atteso, caricamento tracciato, carica tutte cose, fa e dice. Meno male, la connessione mia comunque è buona, dimostrazione che la mia linea comunque funziona. Quindi se vedete altri giochi che crashano e vanno a cacchio, insomma, capirete che il problema non sono io. Così, giusto per imbadirlo. Vabbè, riscaldamenti, riscaldati. Mi riscaldo qua ai box, mi riscaldo nei box. Comunque, questa cosa che non ti possono mettere gomme diverse da quelle medie, un po' mi rompe, devo essere sincero, un po' mi rompe. Mi rompe anche parecchio.
Comunque sì, io intanto sto ai box, sì, ma perché devo tanto scaldarmi di che cosa? Io sono già bello che scaldato. Ho fatto la gara quella di prima. Sono arrivato quinto, partendo quarto. Che cosa mi devo scaldare? Comunque, 14 secondi, 10. E fra poco si inizia, sì, il cronometro va come se stessi girando, io invece sono fermo qui tranquillo ad aspettare la gara. Riscaldamento completato. Oh, benissimo, ora ci siamo riscaldati tutti. La gara va inizio a breve, benissimo. Intanto sentite Frida che sta abbaiando di là. Frida, il cane di mia sorella, lo sentite che sta abbaiando di là. E allora andiamo. Finale. Gara quotidiana A. Ok. Ci siamo. Perché io. Come fanno a lampare? Sono un Io? Così. Ok. Oh, parti, iniziamo. Ci siamo. Dai. Vediamo se riusciamo a partire bene. Aspetta, metto aerodinamico anch'io. Vai, che la partenza è buona. La partenza non è male. La partenza non è male. Sto in scia. Mi scio. Il secondo tazzo che vuole fare. Sì, vabbè però, e che cosa? Tutti si eliminano a vicenda e adesso sono secondo. Sono secondo, durerò pochissimo in seconda posizione, però intanto ci sono. Ma guarda che stronzo questo, eh! Guarda che stronzo questo! Che cerca di tamponarmi! Io devo difendere la mia posizione! Difende la mia posizione. Vai. Sbagliato completamente la curva. L'ho sbagliata e sono qui. E adesso sono di nuovo quinto. Che si tratta di nuovo eguagliare. Si tratterebbe di eguagliare il mio miglior giro, ma il mio piazzamento, ma dubito è. Guardate qua. Ok. Vai. No, mamma mia, è brutto, 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 l'ho fatto brutto. L'ho fatto brutto. L'ho fatto brutto. Quello che posso sperare è vedere che davanti facciano di nuovo la gazzarra che hanno fatto all'inizio della gara, che sono tipo eliminati in 370 km. Ok. Scusi, non volevo, chiedo scusa, permetto. Perché? Ma non ho fatto io la mia traiettoria, ho tenuto! Vabbè. Sì, vabbè. Io ho tenuto la mia traiettoria, vabbè. Vabbè, cosa. Sapete, mi sta passando la voglia con queste. Con questo giudice, con queste penalità pignole. Lo sapete che mi sta passando un po' la voglia? Devo essere sincero, mi sta passando la voglia perché. Cioè, punire queste pignolerie, io ho fatto la mia traiettoria, se poi quella è pirla che mi sta là a sinistra e si va a schiantare a muro, perché la colpa è mia? Io ho fatto la mia traiettoria. Ma sono cose che non capisco, io. Pago io. È andata a finire che sto pagando la. Alla fine che sto pagando io la cretinaggine di quello che mi stava dietro. Vai!
Bello, ha sbagliato io. Sto giocando con quello davanti, sto cercando di giocarmi la settima posizione. Intanto provo a stare in scia, mi scio. Provo a sciarmi. Mettermi in scia, mi scio. No. Aspettavo una penalità dopo sto taglio, devo essere sincero. Cioè, la gara precedente, il taglio per cui mi hanno dato la penalità era molto meno. Qua non me l'hanno data, me la daranno adesso, fra poco me la daranno sicuro. Perché ho tagliato, stavolta ho tagliato. Ho tagliato la curva. No, non mi danno niente, non mi danno penalità, ok. Oh. Se così è bene. Se così è bene. Ora. Ahi, con questa qua ho accorciato su quelli là davanti, ho accorciato, soprattutto sono senza penalità e che ottima cosa. Mi sa che la penalità però non ce l'hanno neanche loro. Io mi scio a quello, mi scio a quello lì, e poi freno. Vai. Quello è andato in testa coda. Bene, abbiamo guadagnato la posizione, siamo quinti. Eguagliamo di nuovo il nostro migliore risultato in questa gara. Dai. Il quarto è là davanti. E qua davanti. E magari possiamo anche giocarla, dai. Vediamo un po'. Vediamo. Il sugguarraggio. Come si chiami? Bursaio. Bursaio. Buon bursaio. Poi l'ultimo giro comunque siamo lì, un po' meno lì siamo adesso. Accelerato, è uscito meglio in accelerazione. È uscito un po' meglio in accelerazione quella curva. Se n'è andato. Vediamo se è sparito. Ai, guarda questo che mi vuole andare con. Va bene! C'è, vabbè. Scusa, dico, ci stanno le penalità, no? Per quello, c'è la penalità. Che poi la penalità questo qua con la macchina rossa, quello mi ha fatto fuori è quello con la macchina beige. Perché la penalità c'ha quello con la macchina rossa? Vabbè, ok, io per carità. Non riesco a capire la motivazione di ciò, però diciamo che va bene. Comunque. Dai, sì, vabbè, diciamo, eh. Va bene. All'ultimo giro in delirio. Se non altro l'ottava posizione me la darà quello lì che. No, non me la darà quello lì. Perché arrivo 3 secondi oltre, vabbè. Va bene. Quello ne ha appena 4, vabbè. Nono. Niente, tutto rovinato all'ultimo giro. Tutto rovinato all'ultimo giro. Che bella gara di merda. Comunque. Abbiamo fatto? No. No. Va bene. Ok. Allora, quindi, ricapitolando la situazione. Ancora il chilometraggio non ce l'abbiamo. Il chilometraggio ancora non ce l'abbiamo.
Quanto manca? Sarebbero sempre i soliti 8 minuti che mancherebbero. E allora che facciamo? Bah, sì, dai, partecipiamo, partecipiamo, facciamo le tre, sempre beige sabbia. Sì, color beige sabbia e ci divertiamo a sta maniera. Oggi allunghiamo, oggi facciamo tre gare, dai. Oggi facciamo tre gare. A questo punto penso che farò un po' di editing perché sennò viene una cosa lunga. O forse no. O forse no, vediamo. Tempo, prova il tempo a qualificazione. Vediamo, proviamo a qualificarci. Proviamo a vedere cosa ne esce fuori da questa esperienza meravigliosa. Ora, io poi dovrò un attimo vedere cosa fare per quanto riguarda poi le prossime puntate. Devo vedere un attimo cosa fare. Perché in tutta onestà, in tutta onestà, io non so, c'è perché, c'è, allora, è carina sta cosa, gli sport, cose, è un modo che sto trovando anche per continuare con queste puntate, con questa serie, però... Ci sono cose che non mi piacciono, c'è anche questo giudice qua che questo giudizio per quanto riguarda le penalità è qualcosa che è piuttosto, posso dire, macchinoso. È qualcosa che è veramente piuttosto macchinoso e onestamente non lo so, non mi fa impazzire, perché comunque. A parte che ci sono momenti in cui è proprio pignolo, pignolo in una maniera che non. In una maniera che non si può tollerare, intanto qua ho fatto la curva, in una maniera bruttissima. E pignolo in un modo che non si può tollerare. Ci sono cose che mi sono ritrovato penalità che non mi spiego neanche il perché. Cioè. Quella penalità assurda di prima che io ho tenuto la mia traiettoria, quello accanto a me si è andato a schiantare contro un muro perché voleva per forza fare il sorpasso, la penalità l'ha data a me, io che cazzo, cioè, non ha per niente senso, come anche prima, io una la macchina beige di prima mi ha tamponato, mi ha fatto andare in testa coda e la penalità se l'è preso una macchina rossa che non c'entrava assolutamente niente con tutto l'accaduto, mentre siamo molto vicini al record, attenzione, siamo molto vicini al record, molto vicini al record del giro precedente, ho fatto 1.10.6 contro il mio record che era 1.10.3. Ottimo. E siamo anche la macchina invece l'abbiamo anche leggermente dietro la macchina fantasma, quindi c'è anche, magari possiamo anche migliorare il record. Sì, siamo lì, più o meno siamo lì, vediamo cosa riusciamo a fare, ma più o meno siamo lì ora. Allora, fatto è questo, ci sono curve e momenti, curve che io prendo troppo piano, mi sto accorgendo di questo, curve prendo troppo piano, ma perché? Forse proprio anche semplicemente perché non ho bene la cognizione del punto, che è quello forse che viene definito punto di corda, cioè quel limite entro quale si può spingere, forse non ne ho molta bene cognizione, quindi mi ritrovo per eccesso di prudenza a rallentare troppo. E non riesco a capire perché, ci sono momenti in cui la curva mi sembra di farla bene, e invece a quanto pare non è così, momenti in cui penso che la sto facendo malissimo, invece
invece miglioro col tempo, quindi non... Niente, non riesco a capire. Ecco, comunque va ancora peggio. Niente, quell'1.10.358 per questa gara è destinata a restare in eterno. È destinata proprio a restare in eterno. Io prego. Vai. Meno però. Dai che è fatta bene. Bene, sono uscito bene in curva. Diciamo, sto vedendo che è molto più che entrare bene nella curva, è importante uscirne bene dalla curva. E questo è un po' un problema. Uscire bene dalla curva. Perché io non sono, siamo sempre là, non sono un pro player, quindi mi ritrovo a non sapere cosa cacchio dovrei fare. E ora frena. Sapete che forse è la minchia, è lì, è lì. Migliorato nulla, anzi, guarda. Niente. 1.10.7. Sta cosa nella derapata. Vai di qua. Le. Qua. Via. Vai. 500. Mamma mia, guarda che qua l'ho sbagliata tutto. Sbagliata malissimo e mi sono perso. Ho perso tutto qui. Perché mi derapa? Perché mi derapa? Vabbè, sul giro è andato a quel paese e non ce ne sono più a disposizione. Peccato, va bene. Il nostro giro migliore rimarrà sempre quel lungo 10.350. Non migliorerò mai. Non migliorerò mai qui. Niente, anche qua non... Beh. Io mi chiedo, ci sono quelli che fanno 1.7, 1.8, 1.9, 1.8, 1.7. Mi chiedo come cazzo faccio, cioè, vabbè, io sono scarso, non questi come fanno a fare certi giri. Comunque, partiamo settimi. La valutazione sportività nostra è C e sono contento. C'è un quinto che ha la linea di schifo. E poi vabbè, c'è minchia, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10. Ah, il quarto è 1.10.0, neanche tanto lontano dal mio miglior tempo. Vediamo, non... Sapete, diciamo che lo scopo, ma ormai mio a queste gare, è cercare di migliorare il mio piazzamento, che è quel quinto posto lì, ottenuto quasi per miracolo. Credo una volta quasi per miracolo, un'altra volta... In qualche maniera partendo anche un po' più avanti, perdo solo una posizione fra una cosa e l'altra. Quindi, mentre tutti partono e fanno il riscaldamento, io mi riposo anche perché il polso ce lo sto lasciando letteralmente lì. Quindi inizieremo, partiamo così. Ora, Andrea ci ha ragione un po' sulle cose. Io, chiunque guardi questi video, io lo invito a commentare, a dirmi. Io ho sempre da fare le gare di durata. E non so come farle, non so come affrontarle, nel senso, anzi come portarmele, nel senso,
portarvi la gara di durata intera, in una puntata, tutta qui, penso di tagliate le vene. Quindi due sono cose: o la spezzo in due e la porto in due puntate, oppure un'altra cosa che posso fare è portarvela tagliata, nel senso con un opportuno editing che fa vedere, diciamo, le fasi salienti della gara. Ditemi voi, nel senso, io aspetto vostri commenti, qualcosa a riguardo che possiate dire, insomma, come secondo voi andrebbero, dovrei portarla, non so, chiedo consiglio a voi. Detto questo, siamo pronti per affrontare questa gara? Vediamo un po'. Dai, vinci. Vai. Dai, siamo partiti bene. Uno si è addormentato, un altro si è disconnesso. Cosa gli sta succedendo a quelli? Vabbè, comunque, dai. Dai, signori. Bene. Ok, allora io secondo me non devo frenare. No, vabbè, sì. Queste curve qua, se non freno, mi ritrovo. No! Queste curve qua, dicevo, se non freno, mi ritrovo in Timbuktu. Comunque, vabbè, no, questi niente, quelli non. Dubito fortemente che in quelli mi ritrovi, possa riuscire a raggiungere, che mi sembra di vedere che guidino bene, mi sembra di capire che sono bravi, quindi mi sembra anche piuttosto difficile che io riesca a raggiungere. Piuttosto cerchiamo di non fare cavolà. No, mamma mia, che brutto. E niente. Si allontanano. Allontanano e si avvicinano quelli di dietro. Sono in truppola. Vai, perché forse no, 2 secondi, se no continuano all'andarsene. Io ho sempre la tentazione di avvicinarmi, invece si allontanano loro, niente. Niente, va bene, quindi noi dobbiamo pensare solamente a difendere il nostro quinto posto, che come al solito più avanti di quello non si va, a meno che non succedano cataclismi davanti. Direi che mi sembra piuttosto difficile che io possa riuscire a prenderli. Niente, io questa curva non riuscirò mai a farla in maniera decente, è inutile. Non riuscirò mai più a farla in maniera decente. Io non ci riesco. Questa c'è la penalità di 1,7. Vabbè, tanto mia penalità. Modern. Vabbè, non sono proprio in grado. Mentre quello cerca di fare il super mega recuperone, io provo a andare in scia, sapete? Provo a codarmi. Sapete che sfruttando la sua scia se lo ho ripreso gli altri? Bene, ottimo. Vai! Ah, perché ogni volta esco male? Questi comunque, questo quello là con la penalità di 1,7 c'è proprio, se sta facendo l'animale però. Ora capisco perché c'è 1,7 di penalità. Comunque siamo sesti, gruppetto, siamo dietro un po', dai, un gruppetto. Attenzione, va, mentre davanti si stanno scambiando penalità a volontà. Io sono qua dietro,
sono qua dietro a cercare di fare la mia gara in maniera onesta e tranquilla. Dai che l'ho fatto bene, ok, sono quarto. Sono quarto in questo momento, sono quarto. Dai, accodiamoci, accodiamoci al terzo. In scio, mi voglio insciare, insciati al terzo, insciati al terzo. Vai. Comunque mi scio, mi scio. Guarda questo come fa! Proprio cerca di toccarmi, mi fa proprio tutte le scorrettezze di sto mondo fa. Che grazie che c'hai la penalità di un secondo e mezzo. Io faccio la mia traiettoria. Sono scarso per fare la mia traiettoria. Dai, dai che questa è buona. Se tu riuscissimo a prendere questa e andare a podio sarebbe meraviglioso, però ci dubbi, ci spero poco, devo essere sincero. Dai, 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 dai,
Fatto tutto lui, ha rallentato lui, io non sono stato io, non sono stato io, è lui che ha rallentato, io ho fatto la mia traiettoria, io ho fatto la mia traiettoria, non sono stato io, non sono stato io, sono terzo, con l'emozione di essere terzo. Perché con la penalità sono terzo comunque io. Sul podio, sul podio, sul podio, sul podio, sul podio, sul podio, sul podio. Terzo, sul podio. Ok. Meraviglioso, 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 meraviglioso. Mi sembra un modo bellissimo per concludere questa puntata. Meraviglioso. Veramente meraviglioso. Mamma mia, le mani non me le sento più. Non le sento più. Terzo, podio. Podio. Posizione migliorata. Ah, sì, perché sei salito in quattro posizioni. Ah, sì, vero, perché ero partito settimo, sono arrivato terzo. Benissimo. Sul podio non mi capiterà mai più di arrivare su un podio, non mi capiterà mai più. Vediamo distanza percorsa. Oh, vabbè, giustamente avevo fatto anche prima. Benissimo, benissimo. Ora concludiamo la puntata. Concludiamo la puntata. Questa puntata, diciamo, molto lunga, molto extra large. La concludiamo con l'automaggio dell'allenamento giornaliero. Vediamo un po' cosa viene fuori. Magari una bella auto da corsa antica, così possiamo farci le nostalgic. No, manco per il cazzo, un Alfa Mito. L'Alfa Mito, che bello, l'Alfa Mito. Ah, l'Alfa Mito. Ok, io perché gli faccio ste comunque. Poh. Detto questo, direi possiamo salutarci qua, darci appuntamento alla prossima puntata con ignoranza volante e pericolo costante.
Continuiamo con queste gare, non lo so, o continuiamo queste gare così e io faccio quelle della 500, perché ignorantissima, mi piace tantissimo, mi diverto troppo, e poi, oppure quelle di durata, insomma, fate voi. Semplicemente vi saluto qua e do appuntamento alla prossima.